Ciao a tutti! Oggi prepareremo le zeppole al cacao con crema pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per le zeppole, acqua, burro morbido, farina di tipo 00, cacao amaro, uova, vanillina, zucchero e sale. Per la crema, crema pandistelle, panna fresca, mascarpone, biscotti pandistelle e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando prima l'impasto. Versiamo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero, il sale, la vanillina e il burro morbido. Azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo il cacao e la farina. Azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 3. A questo punto azioniamo nuovamente il bimby per altri 30 secondi, sempre a velocità 3. Lasciamo raffreddare l'impasto all'interno del boccale per 30 minuti. Trascorso il tempo, il composto si è raffreddato. Adesso chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioneremo il bimby senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio una per volta aggiungeremo le uova, dando il tempo all'impasto di assorbire un uovo per volta. A questo punto fermiamo il bimby, posizioniamo il misurino e lo facciamo partire, azionare, lo azioniamo per 30 secondi, sempre a velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo in una sacca a poche con il beccuccio a stella. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, adesso andremo a formare le zeppole. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Terminata la cottura, lasciare intiepidire in forno con lo sportello semiaperto. Nel frattempo prepariamo la crema per farcire le zeppole. Gli ingredienti sono crema pandistelle, panna fresca, mascarpone, biscotti pandistelle e zucchero a velo. Momentaneamente mettiamo da parte la crema pandistelle e i biscotti sbriciolati che ci serviranno successivamente per decorare le zeppole. Iniziamo a preparare la crema. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo 30 g di zucchero a velo e la panna che vi consigliamo di posizionare in congelatore per 45 minuti prima di iniziare la ricetta.
Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola. Abbiamo rimosso la farfalla dal boccale. Mettiamo all'interno del boccale il mascarpone. E lo zucchero a velo. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il misurino. E azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamo il mascarpone nella ciotola con la panna. Delicatamente. Adesso aggiungeremo i biscotti pandistelle che avevamo precedentemente sbriciolato e continueremo ad amalgamare. Trasferiamo la crema in una sacca à poche con un beccuccio a stella e riponiamolo in frigo sino al momento dell'uso. Trascorso il tempo, le zeppole si sono ben raffreddate, adesso le andremo a tagliare a metà per poterle farcire. Abbiamo diviso a metà la zeppola, adesso spalmeremo un po' di crema pandistelle. Prendiamo la crema al mascarpone, farciamo la zeppola. Chiudiamo con la parte superiore, riprendiamo la crema, decoriamo la parte superiore, completiamo con un biscotto pandistelle e spolverizzando con dello zucchero a velo. Continuiamo così con tutte le altre zeppole. Zeppole al cacao con crema pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta.